Siamo forse la coppia di antiquari più giovani a livello nazionale, perché io ho 25 anni e il mio compagno ne ha 30, appena compiuti, e ci siamo dedicati a questa attività perché è la nostra passione principale e ad oggi è diventato il nostro lavoro effettivo. Lei è Irene ed assieme al compagno Gabriel sono arrivati da Montepulciano per l'edizione 2022 di Cortona Antiquaria. Sono una coppia di giovanissimi antiquari per la prima volta nel borgo della Val di Chiana. Siamo contenti, insomma, come sta andando. La loro casa Matilde esiste da soli 4 anni, da quando è nata la loro piccola bambina e da quando i due si sono buttati con entusiasmo nel mondo dell'antiquariato. Diciamo quello che ci ha contraddistinto, innanzitutto la volontà e la passione, che sono alla base, prima dell'economia, perché poi, come spesso diciamo, le economie vengono sempre dopo, si creano, si fanno. E poi sicuramente il fatto che abbiamo entrambi vissuto questi oggetti, quindi una conoscenza acquisita nel corso degli anni, perché hanno rappresentato parte delle collezioni delle nostre famiglie. E quindi il gusto era già attivo, era già presente, e quindi iniziare è stato poi molto semplice. La loro specialità è quella dei manichini devozionali. Cioè manichini che venivano portati in processione tra la seconda metà del 600 e la seconda metà del 700. E siamo appassionati non solo di queste epoche, ma anche delle varie provenienze geografiche, dal sud, quindi da Napoli, Madonne vestite, al nord, Cremona, Milano, Madonne invece che non nascevano con un vestito proprio, ma venivano rivestite nel corso del tempo, con vestiti sempre diversi, che rinnovavano nell'annualità. Queste sono solamente alcune tra le opere presenti in questa 60ª edizione di Cortona Antiquaria, al Centro Convegni Sant'Agostino, infatti un percorso ricchissimo tra complementi di arredo ed oggetti quotidiani, ma anche preziosità e curiosità, argenti, ceramiche, vasi e sculture, creazioni dal 1500 ai primi del 900. Qui gli antiquari di volta in volta, anche nello spazio breve di un mese, due mesi, scoprono sempre e acquisiscono sempre nuove opere, quindi ci sono sicuramente delle cose importanti. L'edizione 2022 della manifestazione è già partita sotto i migliori auspici, oltre 1000 infatti le presenze registrate solamente nel primo fine settimana. Noi abbiamo avuto quasi tutti i giorni un buon numero di ingressi e speriamo di continuare così.